Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video, sono DC897. Oggi vi propongo questo video un po' comico e divertente. Siamo su Viscera Cleanup Santa, se mi ricordo bene. È un gioco simpatico, l'ho comprato su Steam per 2 euro. E in questo gioco non si dovrà. Cioè, siamo nella casa di Babbo Natale. E lui dopo una sbronza ha deciso di uccidere, massacrare tutti gli elfi e dovremmo rimuovere tutte le carcasse, le viscere, pulire il sangue, tutte queste cose macabre che a me piacciono un casino. Iniziamo subito col tutorial. Ok, sentite la musichetta, mio Dio. Allora, vediamo come si. Perfetto, iniziamo benissimo. Ok, adesso lascio tutte le impronte. Allora, si fa F, no? Come si fa? Aspettate ragazzi, non mi ricordo più come si fa. Pisello, bellissimo. Cazzo che figata. Incredibile. Sporca tutto. Oh, vi giuro ragazzi, non mi ricordo come si faceva. Oh, aspettate un attimo. Controlli. Ah, non è che dobbiamo prendere. Vi giuro, ragazzi, non mi ricordo come si fa. Aspettate. Ok, iniziamo benissimo questo gameplay. Aspettate un secondino. Ah, ok. Ho capito adesso come si fa. Ok, una volta preso questo secchio d'acqua, riprendiamo il nostro bellissimo moccio. Ho detto mettilo lì. Ok, lo prendiamo. Levati dal cazzo. Lo prendiamo, lo buttiamo lì. Ok. Adesso dovremmo pulire. Inizia la festa. Pulisciti. Ho fatto una minchiata, non dovevo passare nel sangue fin dall'inizio. Come potete vedere, ogni volta che pulisco il moccio si sporca l'acqua. E ogni volta che non pulisco il moccio si sporca il muro. Ok, come vedete adesso abbiamo raggiunto il limite. Il limite dell'acqua. Ovviamente bruciamo l'acqua nel fuoco. Un'altra cosa divertente è levati dalle palle. Questo distributore di rifiuti tossici, diciamo, contenitore di rifiuti tossici. Eccolo, piazza. Mamma mia, che figata. È un gioco divertentissimo, soprattutto se siete più di due a giocarlo, anche più di uno. Questa confezione, cioè questa scatola serve per buttarci dentro i cadaveri degli elfi. Guardate che bello. Sentite intanto la musichetta, molto nello spirito del Natale.
detto di andare. Oh, ok. Anche se non siamo proprio nel periodo natalizio. Oltre a questo nuovo gioco. Perfetto. Oltre a questo, stavo per dire, oltre a questo nuovo gioco vi inizierò a fare una rubrica chiamata, cioè farò una top 10 di giochi free to play che si trovano ora, che ce ne sono molti carini. Non so, tipo Operation 7, Warink, Happy Be Reloaded, ho fatto già un video con Baggio che saluto. E oltre a questa nuova rubrica ho aggiornato le grafiche del canale, come avete potuto vedere. Ho fatto anche quelle del canale di Baggio, solo l'avatar per il momento. In futuro credo vorrà fare anche lo sfondo, non lo so, boh. Quanto siamo? Quasi 10 minuti. Tra un po' finisco qua il video. Tu ti butto via. Oh mio Dio, che lancio epico l'ho fatto. Ah, il secchio si può rovesciare, ma succede un casino. Cioè, se tipo noi facciamo un bordello così. Così. Dove è andato? No, non si può rovesciare. Era una beffa. Questo non so cosa serva. Ma in sostanza la casa è suddivisa in queste aule. Dovremmo anche buttare i regali. Avete fatto i bambini cattivi. Aia. Più lanceremo in giro i cadaveri, più sporcheremo, come potete vedere. Cacchio di robe. Qua, no. Prenditele te. Non so cosa sia. Non so cosa sia, ragazzi, sinceramente. Pure la TNT. Vediamo se esplode. Se esplode, deve esplodere. No, vieni qua. Dimmi che esplodi. Oddio, qua. Oh mio Dio, che roba epica. Ho sbloccato pure un achievement. Cosa devo fare adesso? È stato epico, oh mio Dio. Dopo, una volta essersi annoiati, iniziano a fare le stronzate. Tipo adesso prendiamo un altro. Ho detto prendi le mani. Prendi la dinamite. Devi prenderla. Oh. Che è un bordello girare in sta casa con tutti sti elfi in mezzo alle balle. E Capodanno si fa alle porte, oh mio Dio. Adesso come si... No. Invio. Ok. Niente. Un fucile. Niente, ragazzi, questo era... questo era il gioco. Nel mentre voglio vedere cosa succede. Questa era Viscera Cleanup Santa e come si chiama? Spero vi sia piaciuto, mettete tanti like, spolliciate tantissimo, che ne ho davvero bisogno. Ringrazio Baggio che condivide i miei video, sempre mi supporta. Lui ha già più iscritti di me, bastardo. No, scherzo. Condividete il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e consigliate... Date dei consigli. E ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ragazzi. Ciao.